Salve carissimi, io sono Nicradogna. Oggi andremo a fare delle scelte importanti. Ma per chi? Per le vite delle persone. Infatti oggi diventeremo Dio. Ci sono tanti Dii di diverse categorie. Non so quale andrò ad interpretare, però Dio sarò. E infatti oggi siamo su Touch of God, il tocco di Dio. E perché? Praticamente c'è scritto che dobbiamo trovare gli indizi e decidere i loro destini. Va bene, allora iniziamo qua. Allora, dobbiamo trovare gli indizi e capire se siamo più da inferno o da paradiso, suppongo. Allora, caro signore, dammi un bambino. Qua ho un libro dove dice Perfect Man, ok, e gliel'ho trovato. Ok, 10 passi per avere un uomo perfetto. Poi che altro gli possiamo trovare? Allora, qua abbiamo la birra però, no. Se tu bevi il bambino non lo devi avere. Poi abbiamo, cos'altro? Allora, io sinceramente il bambino non glielo darei. Sapete perché? Ha bevuto la birra, infatti ha la faccia rossa. Qua abbiamo pure le piantine morte. No, è una ragazza che non si comporta bene. Secondo me il bambino non lo deve avere. Ok, quindi il bambino glielo dobbiamo dare o non glielo dobbiamo dare? Ovviamente no. Niente, ma... no! Ma gli ha dato un bambino morto, no, mi dissocio. Ma tanto non siamo su Twitch, che me ne frega. E quindi passiamo al secondo livello. Ok, siamo in una palestra, c'è un ragazzo cicciottello. Vorrei sembrare come lui. Il ragazzo vorrebbe diventare muscoloso come lui. Vabbè, facciamo ingrassare lui, così poi sono uguale. Come indizi abbiamo il ketchup qui sulla maglietta, no? Giusto, e infatti, se vuoi dimagrire, troppi hamburger non li puoi mangiare. Che poi, detto da me che li mangio sempre, è anche un controsenso. Poi, oltre al ketchup, che altri indizi possiamo trovare? L'orologio? Ok. Per favore, prendi le mie medicine. Oh cavolo, il messaggio della mamma. Ok, è un bravo ragazzo. Che altri indizi? Possiamo toccare sulla donna? No. Vediamo sulla faccia. Save the children, ha pure la felpa di Save the Children, quindi vuol dire che fa beneficenza e compra le medicine alla mamma. Beh, questo gli fa onore. Io assolutamente lo farei diventare magro. Vai, facciamolo di... mamma mia, cioè noi col tocco divino abbiamo fatto diventare perfetto. Oh, io sono contento sinceramente, però magari fosse così anche nella vita reale. Dio, per favore, fammi un miracolo. Procediamo con il terzo livello. Allora, questa ragazza dice che vorrebbe essere più magra. Che cosa possiamo vedere? Innanzitutto ha della cioccolata in bocca. Non me la fa toccare la cioccolata. Allora proviamo con la borsa. Ho una normale. Aspetta, non ho letto bene. Tocchiamo altro. Che possiamo toccare? Tocchiamo le piante. Ok, che ha fatto questa? Ha mangiato la cioccolata e l'ha buttata pure nelle piante. Ma non si fa. Ok, dobbiamo ancora capire se lei se lo merita o no il fatto di essere più magra. Le persone sono veramente spaventate. Sto cercando di toccare intorno. Ok, massimo 3 persone. E lei è entrata lo stesso nell'ascensore. Quindi direi che non si merita il fatto di dimagrire. Quindi io ti direi di... no, non l'aiutiamo. No, l'abbiamo fatto ingrassare ancora di più. Mado. No, ragazzi, però... sono morti, raga. Ho fatto la decisione giusta. Però sono morti tutti, ragazzi. Sono morti tutti, ma non se lo meritavano gli altri. Vabbè, è un gioco, chi se ne frega. Iniziamo il quarto livello, ma voi nel frattempo lasciate anche un bel like e iscrivetevi al canale, che è importante. E abbiamo questo ragazzo che dice: ah, vorrei essere sposato con lei. Cavolo, ma questa è già fidanzata. Allora, innanzitutto io andrei a vedere prima lo smartphone della ragazza che ha qui e vediamo. Cavolo, lei usa le app di incontri, quindi vuol dire che già chatta con altri. E questo le fa onore. Le fa onore. Però abbiamo visto che aumenta il fatto di andare all'inferno. Quindi noi agiamo sulla vita della ragazza e capire se permettere al fidanzato di andare con quello o no. Al momento ti direi di no. Però controlliamo prima il gomito. Lei si prende cura del ragazzo, quindi le fa onore. E siamo di nuovo su metà. Però lei è arrabbiatissima. Guardate che occhi che ha. Quali altri indizi potremmo andare a toccare? Non ho ancora elementi sufficienti a capire cosa fare. Ok, lei è fidanzata, quindi io direi di no. Ma io qua voglio capire se devo aiutare lui e quindi non aiutarlo a metterle insieme, o aiutare lei a non aiutarla. Sai che non l'ho capito. Vabbè, ragazzi, io l'aiuto. Gli ho dato il numero di telefono. Vediamo che succede. Bene, almeno lei può...
La missione l'ho superata, infatti sta scritto bene. Almeno lei può trovare un altro ragazzo, dal momento che usava le app di incontri. Quindi abbiamo superato questo livello alla grande. Procediamo con il quinto livello e vediamo che succede. Allora, vorrei essere cool, alla moda, come lei, non cool cool. Bene, allora che cosa possiamo fare? Io andrei a toccare innanzitutto questo bigliettino. Chi sono loro? Billy Celish. Ci rendiamo conto, c'era Billy Eilish senza glutine, era celiaca. Va bene, dettagli, è comunque una parte positiva perché loro stanno insieme in copertina, non ha senso essere cool come lei. Andrei a toccare la lente di ingrandimento. Lei ha i pidocchi, lei ha i pidocchi. Tocchiamo lo smartphone. Mamma mia, ma è bruttissima negli album. È una cosa negativa. Quindi non la dobbiamo aiutare? Non l'aiutiamo allora, vediamo. L'ho superato? Ok. La sua amica la prende in giro. Va bene, non l'abbiamo aiutata. Non l'abbiamo aiutata. Missione superata. Per ora errori non ne abbiamo fatti. Sono veramente un bravo dio. Adesso siamo al sesto livello. È una situazione molto brutta questa, perché c'è una madre che è stata investita. C'è la bambina che piange tristissima e dice: per favore dammi mia madre indietro, falla tornare. Ok, io sinceramente, a prescindere dagli indizi, la farei tornare. Che sia stata una brutta persona, una brava persona, si parla di morte, quindi io la farei resuscitare. Però andiamo, questo è un gioco. Vediamo la telecamera innanzitutto, che è successo. Ok, era verde, questo qua era ubriachissimo ed è passato, quindi merita di essere resuscitata. Cos'altro possiamo toccare adesso? Allora, dobbiamo trovare altri indizi. Sto toccando un po' ovunque ma non li trovo. La videocamera di sorveglianza l'abbiamo già trovata. La ruota, il finestrino. Oh, ma non succede niente ragazzi, cioè guardate, sto toccando ovunque ma... Ok, ho trovato un altro. Lui era ubriachissimo, va bene. Quindi dobbiamo resuscitarla per forza. Aiutiamola. Dai dai, ritorna in vita, sta andando indietro nel tempo. Perfetto. Ok, grazie a te, lei e tua madre vivono felicemente. Godo, godo, è giusto così. Siamo al settimo livello, c'è quest'uomo che dice: aiutami a sposarla. Ok, vabbè, chi non la vorrebbe sposare a Diletta Leotta? E innanzitutto tocchiamo qua. Oh, è un amore di infanzia. Cioè già si conoscevano da piccoli. Beh, questa è una cosa positiva. Infatti è più verso il paradiso, è più verso la risposta giusta. Tocchiamo il tatuaggio. Ha un suo tatuaggio sul braccio. Ma è uno stalker ragazzi. È una cosa positiva per il gioco addirittura. Allora, siamo ai limiti dello stalking, eh. Cioè, se ti fai veramente un tatuaggio di una... Vabbè, aiutiamo, vediamo che succede. Vediamo, si sposano? No! È caduta? A posto, si sono innamorati. Si sono innamorati. Si sono sposati e hanno avuto 3 bambini. Cavolo, cavolo. Caro signore, per favore, aiuta il mio bambino. Ma aiuta il mio bambino in che senso? Ci sono un sacco di bambini qui intorno. C'è un uomo arrabbiato con un test del DNA. E quindi io andrei a toccare prima il test. Probabilità di paternità 0,0001%. Ed eppure sbarrato con scritto 99. Quindi vuol dire che lui vuole essere il padre del bambino, ma in realtà il bambino è biondo come la mamma. Secondo me cosa potremmo toccare? Io toccherei altri bambini qui intorno e non succede niente. Lente di ingrandimento. Cosa ereditario? Oh cavolo ragazzi, ma è veramente il figlio. Hanno la stessa voglia sul braccio. Però potrebbe essere un disegno. Andiamo a toccare le forbici, le scarpe, il ciucce... pubblicità. Dove possiamo cliccare? Allora, il bambino ha la macchinina telecomandata, ma non mi fa cliccare. Abbiamo toccato la bambola. Lei ha... Che significa blackmailed? Ok, loro sono stati insieme, però lei ha bloccato lui sulla mail, quindi l'ha bloccato su WhatsApp, tipo. Allora, abbiamo il DNA che è falso. Vedo, però potrebbe essere anche falso perché gliel'ha fatto la moglie, falso. Poi abbiamo la stessa voglia sul braccio e lei ha bloccato lui. Madò, ragazzi, non so che fare. La voglia potrebbe essere disegnata. Il DNA è stato truccato e non era paternità. Io non lo aiuterei. Vai, vediamo che succede. Ok, questo è il vero padre. Ok, come? Aspetta, livello completato. La sua vita sarà più difficile con il padre vero? Ma no, ma allora non abbiamo completato una ceppa qua. Però perché mi dice completato? Boh. E adesso mi raccomando, lasciate tutti un bel like perché siamo arrivati al 10° livello. E c'è questa donna che fa la cameriera. C'è un poliziotto. C'è un ragazzino che mangia l'hamburger. E poi c'è il padre ovviamente che sta accanto. Il ragazzino, il pantalone è anche sporco. E la donna, la cameriera, dice: ho bisogno di un fidanzato come loro. Ma che significa come loro? Vabbè, tocchiamo prima il ketchup. Ok, mamma mia, ha compiuto un omicidio questo qua la scorsa notte. Ok, assolutamente
no, non facciamoli fidanzare a questi. Io non avrei bisogno di altri indizi, eh. Poi abbiamo qui sullo schermo wanted, vuol dire che sono ricercati, infatti il poliziotto li sta ricercando, eccolo qua. Ai, assolutamente negativo, non aiuterei in alcun modo il ragazzo, la ragazza intendo. E che facciamo qua? Che facciamo? La risposta è molto ovvia, nel senso che non dobbiamo aiutare lei. Ma se l'aiutassimo? Giusto per il video, giusto per il meme, vediamo che succede. Oppure non l'aiutiamo perché dopo possiamo vedere l'alternativa. Quindi non l'aiutiamo. Ok, abbiamo chiamato la polizia. Il poliziotto sta entrando nel locale ad arrestare i due. Un minuto dopo, arrestati. No, cavolo! Il poliziotto si è messo con la cameriera. Oh, ottima scelta. Gli uomini in uniforme sono sempre attraenti. Mamma sand. Però, se guardiamo una piccola pubblicità, possiamo vedere cosa sarebbe accaduto se avessimo aiutato la ragazza, nel senso di farli fidanzare con questi. Ho messo la pubblicità e mo vediamo che cosa sarebbe accaduto. Vediamo. Rifacciamo le stesse cose, quindi, da capo. Quindi adesso andiamo ad aiutarla. Vediamo che succede. Gli ho dato il numero di telefono. Minimo l'ammazzano a questa. No, non è tua colpa. L'amore è cieco. Cioè, quindi sia una scelta sia l'altra non succede niente. Va bene. Fatto sta che la scelta precedente era la migliore. Bene carissimi, oggi siamo stati Dio. Sono stato un bravo Dio o sono stato un cattivo Dio? Questo lo decidete voi nei commenti e lasciate pure un bel like, oltre di iscrivervi al canale. E quindi carissimi, andate su nicradogna.it, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ma se arriviamo a 2547 like, facciamo un secondo episodio di questo videogioco bellissimo. Viva Dio e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi!